mattina fa freddo e c'è anche il tempo nuvoloso. Ovviamente, che può mai fare, Carla? Dai! Buongiorno, dopo la giornata di festiva di ieri, oggi ce n'è un'altra. Ma non era una foto? No, un video. Colazione. E poi andiamo verso la torre più alta d'Europa, la Church of Our Savior, del nostro Salvatore, che è qui a Christian Heaven. Ci sono 7 gradi fuori, però la giornata promette bene perché sta uscendo il sole. Oggi i danesi lavorano, quindi le strade sono più popolate. Ieri abbiamo avuto un po' di difficoltà nel chiedere informazioni e nel raggiungere determinati posti che abbiamo trovato anche chiusi in alcuni momenti della giornata. Andiamo. Alto d'Europa. È una sfacchinata, ci abbiamo fatto un bel po' di gradini, abbiamo raggiunto le campane, infatti c'era un avviso che dobbiamo stare attenti, potrebbero suonare. Se li si vede meglio. E perdere l'udito. Dobbiamo continuare la nostra scalata, che è bella alta, verso il campanile. Di venirci dalla mattina se vedete bel tempo, perché qui se butta vento o piove il campanile non è accessibile, e tra poco scoprirete perché. Consigliabile non farlo subito dopo colazione, perché o perlomeno non abboffatevi di torte, dolci, brownie e roba varia come abbiamo fatto noi. Shh, no, non lo sapevano. Ventilato, non è possibile l'accesso al campanile. Eh sì, queste persone volare via alla Mary Poppins. Non aprite, e se piove non aprite gli ombrelli. Senza ombrello. Però posso assicurare che sia male. Vediamo il panorama dall'alto, perché davvero si arriva fino alla punta. Attenta. Poi là, alla... Ragazzi, il video è un po' lungo, ma ne vale la pena, eh? Anche perché chi deve venire a Copenaghen sa cosa gli aspetta. Noi stiamo ancora. No, ma questa è la fine, amore mio. Questa è la fine. Oddio! Dove volevamo arrivare? Aspetta! Non ci va nessuno. Non riusciamo. No. Il vento è davvero forte. Veduta dal campanile più alto d'Europa. Vi faccio vedere i gradini. Allora, questa è la grandezza del mio piede.